Eccoci con gli spaesati, grazie a Mike Pastori and his new dodos. Come mai questo nome? Perché io sono Carlo. Ok, quindi Mike Pastori, certo. Giusto? And his new dodos? Perché li ho cambiati questi ragazzi, perché una volta avevo altri musicisti un po' più bravi, solo che poi costavano troppo, allora ho preso questi. Quindi ci sono stati dei cambiamenti sì, della, certo. Della band. Per essere una vera band bisogna fare sempre delle musiche. Beh, giusto. Bisogna evolversi. E oggi siete stati qui al concertone del 1° maggio. Come la siete passata? Come è stato per voi dopo tutto questo tempo? Ma ce la siamo vista brutta, devo dire che no, siete d'accordo anche voi. Ce la siamo vista brutta, ma noi, visto che siamo tutti d'accordo, abbiamo una soluzione. Ce la vediamo brutta, abbiamo una soluzione. Sappiamo sempre come cavarcela e abbiamo tirato fuori questa performance meravigliosa, anche se delle volte non ho tenuto l'ultimo giro, però. No, il motore è buono. Da quant'è che suonate insieme voi? Noi? Dal 1500 a.C. no, Gesù, comunque Gesù, lui veniva a ballare, veniva in discoteca, andava giù a Emmaus a fare tutte le serate, avete scritto. Ah, questo è il vostro testamento? Sì, sì, okay. Siamo sponsorizzati da Scientology, no. Come tu ben sai. Non è male, sì, sì, non so chi siano, ma sono bravi, hanno un segreto. Quindi a parte gli scherzi, da quanto suonate circa? No, 10, 12, 15. Circa? Sì, 20, no. Numero? 10, più di 10. 15. 18 anni. E quando scegliete di fare un nuovo pezzo, come vi accordate? Chi sceglie? Ci scelgo io, perché sono il capo. Ma fate principalmente cover, giusto? Facciamo solo cover di gente principalmente morta e quando vogliamo fare un brano nuovo per scegliere ci ritiriamo nella nostra cripta e non so, facciamo delle cose che non so se si possono raccontare, cose che la gente proprio non... Quindi mangiamo la pasta al pesto e creiamo cose favolose. E riarrangiate i pezzi, certo, comunque a modo vostro. Sì, sì. Ok. Su quel momento ci pensiamo. Posso chiedervi se questo è il vostro effettivo lavoro o un secondo lavoro? Ma allora, io sono come primo lavoro una divinità, sì. E poi ho lasciato un po' stare, se non mi faccio vedere tanto, perché poi gli altri italiani si offendono. A volte provo a farvi idraulico, qualche volta con successo, qualche volta meno. Sono il numero uno, sto anche dietro qua, compratelo. Lui è un astrologo, senso, cioè, lui prende e scrive i testi di Paolo Fox, lui è un attore di questi generi, non si può dire, no, è comico, l'hai detto lo stesso, però fa niente, è un attore comico, invece lui è l'amministratore delegato di un'azienda che produce telefonini come questo che porta da solo che in tasca. E mi ha detto mi spiace, mi ha detto il telefonino. Ma vi piacerebbe che fosse il vostro lavoro principale invece, quello del gruppo? Ci piacerebbe, ma potremmo anche farlo. Ok. Solo che poi ci sarebbero delle diatribe con altri musicisti. Quindi è meglio tenerla qui come un hobby. Sì, perché se offendo, se suoni troppo bene. Ci avete rubato i dischi troppo avanti, così queste cose qua, no? E allora per non offendere quelli che magari si fanno vedere. Noi siamo per la fratellanza. Per la fratellanza, ogni fratellanza è pace. Bastale. Sì. Ok, ultima cosa, vi faccio pescare una domanda. Sempre lui, giusto? Sì, certo. Ok, capo, il carne qua. Sì, la gola, però, ovvio. E una domanda. Pesco una domanda. E allora, rispondete. Me la faccio da solo. Sì, questa è una delle nostre domande. Allora, cosa ti è mancato durante questo anno? Domanda di e mi è mancato? Mi è mancato molto? Sì. In pratici io ho la soluzione. Ok. Mi è mancato molto partecipare alla convention di. Dello sponsor, che per vari motivi non possiamo dire, perché sennò poi dicono gli altri non ce l'avevano, non mi hanno detto, pubblicità occulta, robe di occulto, robe così, no? Non è vero niente. Mi è mancato andare in giro a suonare, da Scientology.
perché ne abbiamo fatti tanti. Mancherò Nabbat, che è mancato. No, quello mi sta tipando. Ci conosciamo. Ah, è mancato. Mancato. Quindi oggi è stata una bella occasione. Sì, senza Nabbat, tra l'altro. E posso chiedervi di lasciare una domanda da rischiare per il prossimo intervistato? Sempre mai. Sì, certo. Solo mai. Avete qualche suggerimento? No, no, dai, fai pure. Perfetto. Grazie mille. Prego. Vi ringrazio ancora per essere grazie stati a voi con per noi. La disponibilità. Vi auguro buona fortuna. Anche a voi, grazie. Siete grazie. Che mai avuto. Buon omaggio. Ciao da Mike.